Io ti presento, ti puoi presentare? Sono la taverna, un piacere incontrarvi. Mi presento anch'io con la lista del comune. Abbiamo vinto! No, no, io già sto dando e vi giuro, guardate. Sono finita anche in ospedale, mi hanno detto, signora, il problema, ma ero un po' stressata. No! Ce l'ha detto tutti i giorni, è terribile, è un'esperienza dalle peggiori che ci potete capitare, vi giuro. Io vivo in un quartiere che non è sicuramente un bel quartiere a Roma, ma il peggior delinquente del mio quartiere è meglio di uno solo di quelli che abita la gente a quel palazzo. A me non potevo capire, è giuro, cioè, va rubando, c'è il lavoro, così non si capisce perché. Io non lo capisco, io mi incazzo tante volte perché dico, ma perché? Quando io a quel delinquente gli ho detto quante cose avresti potuto fare per questo nostro paese, ma per quale motivo? Queste persone ci hanno dovuto ridurre per come siamo, perché siamo messi male, malissimo. Adesso un uomo che avanza è un ricettacolo di menzogne che ti si accappona la pelle. E quando Ale adesso diceva che è vero che il nuovo mantra sarà dicono sempre no, non so se l'avete vista la Picerno, e dove... ma perché non sempre no, non hanno detto niente, triste, buraccio, triste, se quello è il PD, signori, hanno perso 15 punti con una porta sola, devo tutta ferma, non faccio mettere facile, poi fa un sport con le slot machine, lasciamo stare, è vero, e io dentro me ho detto, cazzo però, dimo sempre no, c'hanno ragione. Poi ho fatto un piccolo excursus di quest'anno in Parlamento. Noi siamo partiti con l'approvazione degli F-35 e i 98 miliardi alle slot machine. E giustamente uno gli dice grazie ma anche no. Poi hanno presentato il rimborso ai partiti. E tu gli dici, questo avevamo detto no già da tanti anni, non è una questione nuova, ma non me lo puoi rinfacciare, l'avevo detto 20 anni fa, no, quindi stiamo bene così. Poi andiamo avanti, poi la cosa si fa drammatica, perché quando aveva iniziato con i 40 saggi e l'articolo 138, noi ancora eravamo un po' giovincelli là dentro, quindi sì, fai una battaglia, gli dici no, vogliamo modificare la Costituzione, però modifichiamola in una certa maniera, però ancora non c'era ben chiaro. Come mai, mentre il paese affonda, mentre non c'è lavoro, mentre la sanità c'è stata portata via, non ci sono più le scuole, non ci sono i soldi per le piccole e medie imprese, questi l'unica cosa che proprio non gliela possono fare, devono cambiare la Costituzione. Ma sarà importante, io non lo metto in dubbio, ma porca puttana, cioè, ma proprio la prima cosa che tu devi fare. E allora perché la prima cosa che devono fare? E stanno facendo un combinato terrificante tra revisione costituzionale e legge elettorale, che era l'ultima cosa che ci potevano portare via, e se ancora qualcuno non si sveglia, rischiamo di perderla, signori, ed è la libertà. È la libertà, è la democrazia, è la possibilità di scegliere, come abbiamo fatto un anno fa, di mandare dentro il Movimento 5 Stelle, e questi l'hanno capito, perché questo non è normale, voi lo sapete che non siete normali, vero? Cioè, non vi illudete, questo non è normale. E a loro questa cosa gli era un attimino sfuggita da prenderla in considerazione, che c'era a un certo punto un popolo italiano che aveva voglia di svegliarsi e di riprendersi il proprio paese, che si era reso conto che queste persone... Oggi dopo Toninelli ha parlato Casini, ma Casini, ma può ancora parlare? Cioè, ma sinceramente, ma qualcuno di noi ha ancora voglia di sentire... Ma qualcuno mi dice che cosa ha fatto Casini in 30 anni di politica? Un provvedimento! Dei Casini! Ma tanto di te! Che un provvedimento! Non mi dica se è il provvedimento dei Casini, perché mi cazzo, guarda! Sai chi è qua candidato sindaco? Giovanardi! Noi ci abbiamo già! Allora lo dico io, però mi ha fatto Giovanardi? No! Questa è una chicca! Perché poi uno da composto le scorda le cose, perché sono talmente tante che tu dopo dici no, non ci posso credere. E quel giorno io, signori, ho detto non ci posso credere. Prendo il provvedimento che riguardava giustamente l'orientamento sessuale, quindi nessun tipo di discriminazione per chi ha un orientamento sessuale differente, anzi normale, per noi funziona benissimo così. Però mentre lo legge, a un certo punto io guardo l'emendamento e leggo orientamento sessuale, in mezzo c'era pedofilo.
chiude il provvedimento, riapre il provvedimento e c'era un emendamento a firma Giovanardi dove tra gli orientamenti sessuali puoi essere gay, puoi essere lesbica, puoi essere transessuale, puoi fare quello che ti pare per quello che mi riguarda, ma tu ci puoi scrivere pedofilo. Ci siamo alzati e gli abbiamo detto e no, quello è un reato, Giovanardi si chiama reato, non è orientamento sessuale e io non voglio essere comprensiva, io vengo là e ti compio, io Giovanardi solitamente ci mandiamo a qualcuno, come si sa, l'ultima volta si è alzato per parlare, io già lo insultavo, mi ha guardato e mi ha detto, io ancora non ho detto niente, io non sono stato detto che era vero, no, non ho detto niente, ma guardate io ho detto tanto qualche cazzata la dici, quindi ti insulto subito, talmente bene che hanno dovuto scoprire le carte. Io fermo, sono quasi la certezza che qualcuno di voi prima ha votato PD, perché state qua. È successo, ma quello non è un PD. Io ho 45 anni, ho memoria anche di quella che era la sinistra, ho memoria di quello che la sinistra diceva e di quello che voleva fare. Oggi non c'è. Questo è un partito che si è salvato grazie all'unione che ha fatto con il PDL. Non è un caso che questi si fanno la legge elettorale insieme, signori. Non è un caso che questo si vede con Verdini e con lo zio Letta per decidere qual è la revisione costituzionale. Allora, io non dico che bisogna non votare PD, ma non c'è più PD. Non si può votare perché non esiste più. Il PD meno L in realtà dovrebbe essere PD più L, perché sono la destra. Il programma che c'ha in mente il signor Renzi, ma la sfuggita, perché proprio le cose che rifiuti a prescindere. E cambiano in continuazione. Che danno proprio fastidio. È un programma che non c'entra nulla con la sinistra, almeno quello che pensavo io fosse la sinistra. La destra è ormai diventato il capitalismo sfrenato, non raccoglie più nessuno di quelli che potevano essere anche dei valori, così come la sinistra non c'è nulla, c'è un'associazione a delinquere di stampo mafioso che sta governando questo paese e sta togliendo la possibilità di tornare indietro. Noi quando diciamo vogliamo andare avanti, signori, ma per fare un passo avanti bisogna guardarci alle spalle. Là dentro devi essere guardata alle spalle e camminare raso al muro, perché è un attimo, abbiamo visto i 10 che se ne sono andati. Dove sono andati? Che cosa ti possono offrire di più di un sogno? Io li ho visti andare via, sto al Senato, quindi ho visto queste 10 persone a un certo punto alzarsi e dire che ne sapevano più di tutti quanti noi, che il progetto non era quello lì, che loro ce l'avevano. Il progetto è un sogno e io non ho veramente idea di che cosa mi potrebbero offrire per poter rinunciare al mio sogno, alla mia voglia di cambiare questo paese, alla mia voglia di credere che possiamo cambiare questo paese. Dobbiamo guardarci indietro per poterlo cambiare. Dobbiamo guardare 20 anni di bugie. Ieri c'era un signore che mi diceva è difficile convincere una persona di 80 anni ad ammettere di aver sbagliato. Eppure io stamattina sono andata a trovare una signora di 85 anni, la figlia ieri è venuta e mi ha portato un videomessaggio che la mamma mi aveva mandato, che mi salutava, e io gli ho detto vabbè domani mattina la andiamo a trovare.